Ora che abbiamo visto eh, cosa sono i limiti, dobbiamo ritornare un attimino al comando griglia. Perché? Perché è presente nel comando griglia un'opzione eh, opzione appunto che si chiama limiti. Eh, comando griglia che abbiamo eh, affrontato nei video 77-81. Quindi ecco, lo scrivo qui quindi comando griglia allora comando griglia video 077 081 quindi andiamo a vedere uno schema allora eh, per il comando griglia appunto tra le tutte le opzioni on e off snap maggiore è presente un comando limiti un'opzione un limiti che eh, avevamo tenuto in sospeso perché eh, no, non si conoscevano ancora i limiti cosa fossero i limiti e punto il caso di, eh, di riprenderla eh, quindi allora inserendo la lettera L di Livorno eh, per poter selezionare questa opzione verrà visualizzato quindi L verrà visualizzata eh, la richiesta verrà visualizzata la richiesta visualizza griglia hold limiti che possiamo rispondere o sì o no, e tra i brandesi angolari vedremo il valore, il valore corrente. Quindi se impostiamo sì, eh, vedremo la griglia estesa a tutto il piano, al, al piano di lavoro, cioè vedremo la griglia all'infinito. Se invece impostiamo le griglia o limiti no, vedremo eh, la visualizzazione che la visibilizzazione della griglia verrà limitata all'area rettangolare definita dai limiti impostati quindi andiamo a vedere bene in autocad quindi allora inseriamo il comando eh, il comando griglia griglia ora eh, il valore eh, della maglia delle griglia è 10 impostiamo l'accento magari ecco così vedremo visualizzata poi Possiamo attivare o disattivare la griglia con il pulsante della barra di stato, come abbiamo detto eh, nei video 77-81. E ora lasciamo attivata la griglia e quindi vediamo la griglia che si estende all'infinito. Però se inseriamo ancora nuovamente il comando griglia e griglia... E inseriamo l'opzione limiti ecco tra il comando, nel comando griglia vediamo tutte le opzioni on off snap maggiore adattiva limiti eccetera e quindi inseriamo l per inserire limiti e ecco la richiesta visualizza griglia oltre limiti sì o no ora tra il valore, il valore corrente visualizzato tra le parentesi angolari è sì quindi Significa appunto, eh, visualizza la griglia oltre i limiti, quindi è stessa all'infinito. Se però inseriamo no, opzione no, ecco qui, vediamo la griglia che viene limitata all'area rettangolare definita dai limiti, e questo può essere anche un modo per visualizzare eh, la grandezza dei limiti cosa che prima avevamo, avevamo fatto disegnando materialmente un rettangolo, ora magari possiamo anche cancellare il rettangolo e quindi vediamo che eh, l'estensione eh, dei limiti è visualizzata dalla ria. Se poi che proviamo a cambiare i limiti, vediamo appunto riflettersi eh, la visualizzazione delle ria. Limiti, allora primo angolo il inferiore in sinistro rimane, rimane confermato 0 secondo angolo cambiamo lo zoom ok con la rotellina del mouse e scegliamo un punto a destra in alto e vediamo quindi che la griglia riflette le, la visualizzazione della griglia eh, riflette diciamo la di, eh, dimensione dei limiti ha una, una particolarità per eh, limi, questa, questa visualizzazione limitata della griglia Funziona, funziona sia per i limiti attivi che i limiti disattivi cioè non occorre che i limiti siano attivi perché proviamo se ora scrivo limiti e scrivo off per disattivarli vedremo sempre la griglia visualizzata in questa maniera quindi non, eh, mh, questa visualizzazione limitata della griglia valida sia se i limiti sono attivi sia se sono disattivi quindi rifacciamo ancora un altro un'altra altro, un prova limiti 0 angolo ecco passiamo un quest'altro punto e vediamo quindi quindi vediamo eh, ehm, oltre che la griglia è, eh, non viene stesa eh, Oltre i limiti, però ci dà anche l'informazione di de, de, delle dimensioni dei limiti, la griglia ci permette di visualizzare senza disegnare il rettangolo le dimensioni, impost le dimensioni impostate per i limiti. Quindi, ora possiamo riattivare i limiti, inseriamo ON e proviamo a disegnare fuori, e infatti fuori dai limiti. Quindi, se disegniamo all'interno della griglia è possibile, fuori dalla via non è possibile. Il comando limiti può essere applicato ehm, per la messa in scala di un foglio di carta cosa voglio dire, ora mi spiego meglio cioè quasi sempre eh, lo scopo finale di un disegno, di una rappresentazione grafica è quello di eseguire una stampa su un determinato foglio di carta di una determinata, con delle determinate dimensioni foglie a3, a4, a2, a1, a0 eccetera quindi eh, possiamo, eh, applicare limiti, eh, possiamo applicare limiti possiamo applicare limiti coincidenti con il foglio di carta Evitando di disegnare fuori dal foglio, eh, quindi, per fare questo, però, occorre quindi disegnare ehm, il foglio ehm, in una determinata scala. E ora andiamo a vedere di cosa come si può fare, allora, ritorniamo ai nostri schemi. Quindi, allora Innanzitutto una breve introduzione sulle scale di stampa. No? Le scale di stampa si possono suddividere eh, in tre famiglie, no? scala di riduzione, scala reale e scala di ingrandimento. Allora, le scale di riduzione, come qui vediamo nel riquadro sinistro, quindi possono essere le infinite scale. 1,100.000, 10.000, 1.000, 1,500, eccetera, eccetera, 1,5, 1,2. Quindi sono di riduzione. Quindi scala 1,100 cosa significa? Significa che eh, la dimensione reale... Eh, la di anzi no, la dimensione, il di eh, la dimensione nel disegno è 100 volte più piccola della dimensione reale. Quindi se devo disegnare una linea lunga 100 cm, eh, nella scala 1 100 la linea sarà disegnata con una lunghezza di 1 cm, perché quindi eh, 1 100, quindi 100 cm diviso 100, 1, quindi 1 cm, ipotesi. Scala reale è costituita, la famiglia della scala reale, delle scale reali è costituita dall'unica scala, 1, 1, quindi vengono conservate eh, le dimensioni reali nella stampa e poi ci sono le scale di ingrandimento quindi scale di ingrandimento le infinite scale quindi qui abbiamo eh, abbiamo elencate qualcuna, 2 1 5 1 10 a 1 20 a 1 50 a 1 eccetera eccetera quindi se dobbiamo eh, stampare in una scala 10 a 1 cosa significa che la dimensione viene stampata 10 volte più grande cioè quello che nel mondo reale misura un centimetro, ipotesi, nella stampa misurerà 10 centimetri. Quindi la scala di ingrandimento ehm, ha la caratteristica che è 2 a 1, cioè l'1 viene messo a, 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 nella posizione destra, quindi 2 diviso 1, possiamo rivederla così, 5 diviso 1, 10 diviso 1, mentre la scala di riduzione è l'1, la troviamo a sinistra 100 110.000 11.000 eccetera eccetera e questo era solo per fare una breve introduzione sulle scale di stampa ora passiamo alla slide successiva mettere in scala un foglio oh, cosa? per mettere in scala un foglio abbiamo bisogno eh, di tre cose allora Qui nel riguardo sinistro vediamo le dimensioni del foglio: no? sono espresse in millimetri quindi la 4 sappiamo, è grande, sappiamo essere grande di 297 x 210 mm, nel senso orizzontale, la 3 420 x 297, la 2 594 mm x 420, eccetera, eccetera. Poi la seconda informazione che è necessaria è l'unità di misura adottata. Cioè cosa stiamo adottando? Millimetri, centimetri, metri? Quindi dobbiamo sapere in che cosa disegniamo. No? Terza informazione è la scala di stampa. Cioè in quale stampa eh, vogliamo che sia stampata la nostra rappresentazione? 1,500, 1,200, 1,100, 1,50 oppure 2.1 eccetera eccetera. Quindi come si procede? Semplice, molto semplice. Quindi, innanzitutto si sceglie il formato del foglio. No? Facciamo qui un esempio. Abbiamo scelto una 3 orizzontale, quindi 420 x 297 mm. E oh, va bene. Secondo punto: si devono convertire le dimensioni del foglio in mm nell'unità di misura adottata. Abbiamo adottato il centimetro, quindi un esempio, quindi 420 x 297 facciamo una conversione quindi otterremo un rettangolo eh, di 42,0x29,7 cm quindi abbiamo convertito semplicemente da millimetri a centimetri proprio perché abbiamo adottato stiamo adottando unità di misura e eh, il centimetro e poi si disegna il foglio no? con lo strumento rettangolo con queste misure convertite cioè 42 x 29,7 Ultimo punto, si scala il rettangolo con un fattore pari all'inverso della scala. Ad esempio la scala è 1,100, quindi 100 cosa significa? Che verrà stampata 100 volte più piccola, ogni dimensione 100 volte più piccola della dimensione reale. Quindi dobbiamo fare l'inverso, dobbiamo scalare con un fattore 100, no? quindi 100 volte più grande. Quindi il rettangolo scalato rappresenterà il foglio la stampa il foglio diciamo ehm, l'ingombro del foglio eh, l'ingombro del foglio quindi andiamo a vedere in pratica